tutti ragazzi, sono Giulia, sono una cantautrice, ma in questo canale parleremo di sviluppo personale, veganismo, disturbi del comportamento alimentare e di alimentazione in generale. Allora, oggi sono qua per uno svuota la spesa della Lidl. Ogni volta che faccio qualche svuota la spesa, in realtà vi dico sì, però la spesa grande la faccio alla Lidl, ma non vi ho mai fatto vedere effettivamente che cosa compriamo noi più o meno mensilmente alla Lidl, quindi questa è una spesona che facciamo più o meno mensilmente. Quindi adesso vi vado a far vedere tutti i prodotti che di solito prendiamo e che... Sporca l'acqua perché è pulito lo scioglio. Vabbè. E che vado anche a congelare, andiamo anche a congelare spesso, proprio perché abbiamo molta roba. E vi dico anche che tranquillamente potete congelare sia seitan che tofu, noi lo facciamo, ci troviamo bene. Sì, sì, sì. Anzi, ci sono dei vantaggi anche nel congelarlo, perché se per esempio te togli l'acqua al tofu una volta che hai comprato il tofu, con un pezzo di carta, insomma, no? Poi dopo che hai tolto l'acqua lo ricongeli e quando lo tiri fuori ritogli l'acqua e viene una consistenza simile al chicken. Esatto, quindi ci sono anche delle cose vantaggiose nel farlo. Ma al di là di quel procedimento, in generale se volete acquistare come facciamo noi tante cose per poi congelarle e scongelarle quando ne avete bisogno, potete farlo anche col tofu e seitan, cosa che io non sapevo ma che ormai facciamo da 2 mesetti, facciamo questa cosa. Premetto il fatto che vedrete molte cose confezionate, ma le andiamo ovviamente a dilazionare durante tutto il mese, e quindi nel senso non è che noi solitamente mangiamo sempre confezionato, però in questo periodo maggiormente stiamo utilizzando cose più confezionate, perché avendo i lavori in casa, avendo da fare anche noi, stare dietro ai muratori, facendo il nostro lavoro eccetera eccetera, insomma ci viene un po' difficile stare lì a fare delle grandi preparazioni. Solitamente quindi durante la giornata mangiamo qualcosa di confezionato e qualcosa di preparato, qualcosa di confezionato e qualcosa di preparato. Solitamente facciamo così, se facciamo a pranzo per esempio qualcosa di confezionato, a cena cuciniamo. E voglio anche dirvi che noi siamo vegani per etica, quindi vedrete molta plastica, effettivamente sì, però per noi l'importante, la priorità è che non muoia nessun animale, che non venga schiavizzato nessun animale quando noi andiamo a mangiare. Stiamo attenti anche dal punto di vista ambientale, però la cosa più grande che si possa fare per un discorso di salvaguardia dell'ambiente è essere vegani, quindi noi l'importante è che acquistiamo delle cose che sono vegane, questa è la nostra priorità. Vedrete molta plastica, non stiamo particolarmente attenti alla plastica, questo è vero, si può sempre fare di più, ma essere vegani non significa essere perfetti, quindi siamo imperfetti. Faccio anche questa premessa. Medaglia come tante persone, tanti vegani pensano. Esatto, noi questa medaglia della salvaguardia dell'ambiente forse non ce la meriteremmo, ma ad ogni modo noi, per noi l'importante, ripeto, di però nuovo... diciamo che c'è la volontà sempre a migliorarsi, e però bisogna anche equilibrare tutto anche nel periodo, nel momento della vita che stai vivendo. Esatto. Senza nascondersi per sempre dietro questo scudo, quindi esatto, dobbiamo sì, impegnarci sempre di più anche noi. Verissimo, verissimo, quindi appunto adesso stiamo comprando più cose confezionate rispetto a quando non abbiamo anche lavori in casa, che quindi è una cosa in più a livello di tempistiche, e abbiamo più bisogno di mangiare confezionato. Comunque, adesso, dopo tutta questa premessa, andrei a farvi vedere che cosa compriamo solitamente alla Lidl. Let's get this. Di hummus purtroppo ce n'era rimasto uno solo, amore mio, quindi nonostante io ne avessi acquistati 6, se non sbaglio, ce n'è arrivato a casa soltanto uno. Ma che strena. Purtroppo n'era rimasto solo uno. Per me il video può concludersi in questo esatto momento. A noi piace tantissimo l'hummus della Lidl, anche se ci piace molto farlo anche a casa. Allora, poi abbiamo acquistato queste polpettine vegetali che abbiamo già assaggiato, ripreso e ripreso, ci piacciono molto. Molto buone. Soprattutto cotte in ASMR, soprattutto cotte in friggitrice ad aria, ci piacciono molto. Poi abbiamo preso questi burger vegetali qua, che anche questi abbiamo preso più volte. Poi abbiamo preso questi burger con spinaci, che contengono anche il pisello, ma che a me non danno fastidio, come vi ho detto molte volte, nonostante io sia fabica. Quindi questi qua per i fabici, soprattutto donne, quindi portatori sani, potete assolutamente mangiarli. Questi qua, poi abbiamo preso sempre come burger confezionati questi. Solitamente non prendiamo in realtà questi qua, però come vi dicevo abbiamo preferito comprare più cose confezionate.
questa spesa. E questo video è anche un po' per dimostrare alle persone che credono che per diventare vegani bisogna assolutamente saper cucinare, che non è vero, perché non comprando queste cose esattamente gli stessi soldi che spendi comprando qualcosa carne, di confezionato, sì, sì. L'unica cosa che è diversa è che alcuni sapori sono diversi. Certo, sono alimenti diversi, quindi. Poi, questi qua, perché ci hanno portato questi al posto di quelli surgelati, ma sembrano identici, forse non fanno più quelli surgelati. Non lo dire, sennò vado da Lidl e pianto una bomba. Mi sa che hanno messo solo questi adesso. Comunque, ci hanno portato queste cotolette. Noi di solito prendiamo quella versione praticamente surgelata. Sì, tutti così, 5 confezioni. Poi, abbiamo preso poi questi medaglioni. Che prendiamo e riprendiamo, pasta fresca vegana, ci piacciono tantissimo entrambe le versioni, ve le super consigliamo, costano 1,99€, 2 euro per ogni confezione, ci mangiate in due, top. Ci aggiungete solo un po' d'olio, un po' di formaggio vegano se ce l'aveste, o lievito alimentare e top, avete il pranzo con 1€ a testa, quindi è anche low cost se vogliamo, soprattutto se si comprano a Lidl queste cose. Non capisco cosa state aspettando, diventare vegani, ragazzi. Esatto. Panna vegetale, perché comunque nelle preparazioni dolci è fondamentale, sia per fare il tiramisù, quindi la crema di mascarpone, sia, cioè vegana ovviamente, sia per fare il millefoglie, insomma la cheesecake. Ci piace molto utilizzare la panna vegetale. Ed è uguale, identica a quella del grasso animale, quindi identica, top. Identica, è fantastica. Cioè, top il sapore. Esatto. Questo qua è riso venere integrale, per cambiare al posto del riso normale abbiamo comprato questo che ci piace tantissimo a noi, il riso venere, veramente c'è un sapore che ci aggrada molto. Poi abbiamo preso per Mirko, perché Mirko ama molto succhi, questo qua senza zuccheri aggiunti e quest'altro 100% frutta, quindi sono entrambi piuttosto sul meno zuccherini come succhi e mi piace stare attenta a queste cose, anche se poi le beve Mirko, mi piace stare attenta per lui. Io vado matto per i succhi. Esatto, lui piacciono tantissimo, addirittura ci pasteggerebbe. Sì, sì, come un vero slavo qua adesso. Mio padre mangia proprio a pranzo e beve il succo. Ecco la che ha preso. E ho scoperto questo fetish quando eravamo a Londra, quando siamo andati a Londra per la nostra prima volta. Cosa? La cosa che bevi il succo a pranzo. Sì, ti ricordi? Sì, lo faceva sempre. Sì, ma perché proprio usa nei paesi del mio babbo, in Bosnia, lì, loro proprio sempre. Io non capisco com'è. Vabbè, loro inzuppano salame nel latte, ti dico altro. Buono, super buono, sì. Vegan. Sì, anche. Poi abbiamo comprato questi cereali che noi di solito non compriamo perché noi solitamente prendiamo solo i fiocchi d'avena. Però per cambiare anche, dato che i fiocchi d'avena li abbiamo quasi terminati. Quanto è bello questo... È vero, è molto giapponese. Solare. Sì. E sono cornflakes con il 78% di grano integrale. Quindi ci fa molto piacere comprare le cose integrali perché a maggior ragione adesso da vegani abbiamo bisogno di completare la sintesi proteica attraverso i cereali integrali con i legumi. Esatto. Perché altrimenti non abbiamo le proteine complete. Cosa che fanno anche gli animali da solo, ma, no, ma l'onnivoro mangiando l'animale crea una scorciatoia. Praticamente l'animale fa questo lavoro e te mangi l'animale che l'ha già fatto. Esatto. Ah, sei bravo. Poi abbiamo fatto scorta di tofu, ne abbiamo preso veramente tantissimo, non sto a farvelo vedere tutto perché ne abbiamo preso tanto, perché appunto lo congelo, poi lo congeliamo. Seitan, abbiamo preso solo 3 confezioni, ma perché forse non basta, no, penso che ne abbiamo preso solo 3, perché alla fine consumiamo molto più il tofu rispetto al seitan, perché il seitan confezionato rimane un pochino gommosello, quindi non è che sia proprio il massimo della esatto, vita. Esatto, invece il tofu lo il puoi... Il tofu invece è molto... Cioè ci puoi creare 1000 piatti, veramente, veramente pazzesco. Vero. Poi abbiamo preso 3 confezioni di Next Level, che è sempre un piacere avercelo in casa. Questo a chi gli manca il sapore proprio della carne, magari vuole farselo... Vuole includerlo nei suoi pasti. Esatto, questo ve lo straconsigliamo. E c'è anche l'effetto un po' rosso, abbastanza macabro, creato dalla barbabietola, giusto? Vero. Confermi? Sì, confermo. No, guardate questo qua, se volete provare qualcosa
di simile. Tra l'altro io stasera ci faccio il burek, perché potete anche tranquillamente spezzettarlo a mo' di macinato. Tra l'altro c'è la ricetta del burek, qua ve lo lascio nella di informazioni. A proposito di Serbia e Bosnia, lo rifaccio stasera perché mi piace. Ah, sai cosa dobbiamo fare poi? La salsa quella lì sempre che usa nei paesi balcanici, che si chiama salsa Aivar, che è fatta con i peperoni. È buonissima veramente. Allora, proveremo a fare anche quella. La salsa pazza. Poi abbiamo preso latte vegetale. Giustamente. Bevanda di riso. Senza zuccheri aggiunti, perché il riso, la bevanda di riso è piuttosto zuccherina già di suo. Non l'ho voluta comprare con gli zuccheri aggiunti. Poi bevanda di soia alla vaniglia, bevanda di soia al cacao. Contate che tutti questi prodotti, ragazzi, sono al massimo a 2 euro. Quindi tutto quello che state vedendo si aggira tra gli 1 e i 2 euro, non di più. Quindi veramente super low cost, veramente. Onestamente, se andate alla Lidl, se avete la Lidl e avete anche DM, a maggior ragione, ma anche soltanto se avete la Lidl nella vostra città, non potete dire che essere vegani è costoso. Cioè, inventatevi un'altra scusa, perché non conta. Ma scusami, non riesco ad abbandonare il saporino del prosciuttino che mi va sul palatino. Al Bercop c'è il prosciutto crudo, l'alternativa vegetale, il prosciutto crudo che è identico. Sì, ho capito, ma se non è prosciutto, come fai a chiamarlo prosciutto? Cioè, scusami, tutto il rispetto, No, tutto il rispetto, e capisco la tua scelta, diciamo. Però non si chiama prosciutto, abbi pazienza. Allora, non si può bestemmiare, quindi io andrei avanti. Allora, poi, questa bevanda all'avena. Quindi, allora, abbiamo preso due alla soia, una alla vaniglia e una al cacao, uno all'avena e uno al riso. Questi qua sono la mattina, ci piace fare colazione prima con i fiocchi d'avena, ma a questo punto, dato che abbiamo preso i flakes, utilizzeremo quelle, giusto? Giustissimo. Non vedo l'ora di fare colazione domattina con i nuovi cereali e il latte vegetale, ovviamente. Legumi in scatola, perché ne mangiamo in quantità, io li amo profondamente. Mirko si sta abituando piano piano a mangiarli, prima proprio non li mangiava, adesso si sta abituando, abbiamo fatto scorta. Qua ci sono fagioli rossi, lenticchie. Sono anche fagioli spagnoli? Fagioli spagnoli, mi sembra, sì. Comunque c'è un'altra busta. Va bene. Allora, di qua abbiamo fagioli sempre rossi, fagioli borlotti, ceci e quelli di Spagna non ci sono, amore. Ok, va bene, il video finisce qua. Vuol dire che non c'erano, amore. E vabbè, dai, piano piano mangerai sempre di più anche i legumi, dai. Va bene. E allora te mangi quelli con i ceci e io mangio quelli con i ceci. No, invece devo imparare a riprogrammare il mio palato. Poi comunque tutto i risotti ti piacciono con i fagioli normali, sì, quando si fa col borlotti perfetto. Piace. Ma poi anche la piada, tipo Mexican style, con il riso, riso, fagioli e poi anche dentro magari ci metti le zucchine grigliate o un simil carne, il tofu, marinato nella salsa di soia e piastrato in padella con i semi di sesamo. Sì, però quella è un'altra piadina. Parlando della piadina messicana, riso con fagioli nella piada con una salsa, abbastanza barbecue, sì, salsa ketchup. Una foglia di insalata, se vuoi. Un po' di insalata. Ah, top. Anche il mais. Poi il mais è proprio super messicano. Ecco, quella è una bella idea. Abbiamo queste, le noci del Brasile, io vado matta per queste, cioè io non riesco più a mangiare ad esempio le mandorle, non so perché, ma presumo che sia per il fatto che quando ero nel DCA mangiavo solo mandorle perché erano quelle più proteiche, quindi penso di adesso di avere il rifiuto. Mm-hmm. E queste mi piacciono tantissimo. Ok. Poi veloce perché quasi scarica e mangio 4 minuti. Ok. Poi questo qua, anacardi e nocciole. Ok. Mamma mia. Ho preso tutta frutta secca che piace anche a me, perché altrimenti non mangi mai. Esatto. Poi queste qua che sono albicocche essiccate, mi piacciono molto molto molto. Buonissime, will die for. Poi due cosi di insalata. Perfetto. Iceberg. E per finire un sacco di patate. Un sacco di patate per tutti. Un sacco di patate per tutti. Ecco, con quest'immagine molto vegana
noi vi lasciamo, vi ringraziamo tantissimo per aver visto questo video, per essere stati con noi fino a questa parte. Oh yeah, smash that follow button. E direi adesso di mettere l'hashtag di fine, che sarà da sacco di patate. Perfetto, hashtag sacco di patate, benissimo. Quindi noi vi mandiamo un super abbraccio con il sacco di patate e l'iceberg. Vi ringraziamo di nuovo per aver visto il video fino a questa parte e ci vediamo nel prossimo video prestissimo.